In questa puntata si parla di BIM. Non ho molto altro da aggiungere in questa intro, se non che dirti che lo faccio in compagnia di Diego Lallo Pizzi, ingegnere, libro professionista, consulente e formatore sul BIM. Questo è l'episodio numero 80 del podcast di 3D Metrica. In alcune puntate di questo podcast ti ho detto che la parola nuvola di punti è una parola che ultimamente sta andando abbastanza di moda. Tutti vogliono le nuvole di punti, il rilievo deve essere 3D, laser scanner, fotogrammetria. Ma se facciamo un passo di lato e quindi lasciamo un attimo la strada del rilievo, un'altra parola che nel campo tecnico va molto di moda ultimamente negli ultimi anni è la parola BIM. BIM sta per Building Information Modeling. Ho davanti a me Wikipedia, ti leggo che cosa dice in merito al BIM. Metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale. E poi ci sono altre voci, altri sottocapitoli alla parola BIM su Wikipedia. È indubbio che la parola BIM sia sulla bocca di tanti che lavorano nel settore tecnico, progettisti, committenti, imprese, software house. Si parla tanto di BIM se sei un professionista che è iscritto a un ordine professionale e ha l'obbligo di un aggiornamento professionale, come ho io, come con l'ordine degli ingegneri. Vedrai che nelle proposte formative, tante proposte formative hanno all'interno la parola BIM. Ma che cos'è realmente il BIM? Io non sono in grado di darti una risposta perché non lo so, non mi occupo di BIM, non mi occupo di progettazione, non mi occupo più di progettazione. Realizzo un prodotto che in effetti può essere integrato all'interno del processo BIM, ma non saprei darti delle informazioni concrete, utili e spendibili sul BIM. Quindi ho chiesto aiuto per questa puntata, ho chiesto a Diego Lallo Pizzi, ingegnere, consulente, formatore in materia di BIM, di dedicarmi un po' del suo tempo per parlare insieme a lui del BIM. Che cos'è il BIM nel concreto? Quali sono i soggetti, le figure professionali che ruotano all'interno di un processo BIM? Qual è il processo BIM e quali sono gli strumenti che si utilizzano all'interno del processo BIM in fase di progettazione, pianificazione, controllo, realizzazione e manutenzione di un'opera? Diego porta avanti un progetto di comunicazione tecnica molto interessante, si chiama Lab Tech Design, è un blog, labtechdesign.com, ti lascio il link nelle note dell'episodio, e mi ha dedicato un po' del suo tempo per darmi una mano a capire bene che cosa è il BIM e entrare un po' più nel dettaglio di questo mondo, perché in effetti si tratta di un mondo. Prima di lasciarti alla nostra chiacchierata ti ricordo che il mio riferimento online è www.3dmetrica.it. Ci trovi le puntate del podcast, gli articoli del blog, i link ai video su YouTube, puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica. Io ti ricordo che mi chiamo Paolo Corradeghini e questo è il podcast di 3D Metrica, dove si parla di topografie, di misure, di rilievi, di 3D, di software, e oggi si parla di BIM. Com'è nato labtechdesign.com? Allora, è nato, diciamo, ai tempi dell'università. All'inizio era nato per quando c'erano le revisioni di, non mi ricordo di che esame, di tecnica delle costruzioni, una cosa del genere, e quindi l'avevo tirato su per fare una specie di forum dove si iscrivevano gli studenti per evitare di fare la coda infinita e pomeriggi interminabili all'università, no? Di che anni parliamo? Stiamo parlando 2003-2004. Ok, tu sei ingegnere edile. Edile, sì, okay. Sì. Quindi era andata così per fare quella funzione, poi pian piano è rimasto online, all'inizio stava su Alter Vista. Mm-hmm. Poi dopo ho deciso di spostarlo su un dominio e di utilizzarlo come, diciamo, taccuino degli appunti. Quando trovavo un argomento interessante da approfondire, pubblicavo
online, tutorial, insomma, quello che avevo scoperto e così via. Era visitato tanto dagli studenti? Avevi dei buoni riscontri? No, era solo relativo a quel corso Ah, ok, solo di laurea, relativo sì. a quel corso lì, ok. Sì, no, era solo una cosa temporanea per evitare il foglio appeso alla porta dove si iscrivevano chi arrivava prima la mattina. Ok, quindi era proprio, è nato come strumento di utilità e è andato avanti anche un po' come strumento di utilità, nel senso che parli di taccuino degli appunti, nel senso ti appunti una cosa in modo tale che è fissa lì e non devi poi scartabellare e ricordarti dove avevi messo le cose. Quindi è nato Sì. come strumento utile per te. Sì. Come per mia utilità. Poi nel corso degli anni, quando avevo un po' di tempo da ritagliarmi, ho approfondito vari argomenti. Ho scritto degli ebook, come ho detto, dei tutorial, dei fogli di calcolo e così via. In questo momento gli argomenti principali che tratti in Lab Tech Design quali sono? Allora, gli argomenti principali sono tutti argomenti che non sto trattando più nell'attività professionale. Beh, questo credo che sia positivo perché comunque metti una linea Quelli. tra quello che fai nella pratica, nell'attività professionale e quello che poi fai e che ti appassiona, no? Quindi credo che Sì, sia sì, sì, sì. positivo questo. Però scusa, ti ho interrotto. No, ti dicevo, sono tutti argomenti che ho trattato, per farti un esempio, le linee vita. 5-6 anni fa che mi serviva per un calcolo in quel momento, pubblicato il tutorial, il foglio di calcolo e attualmente è quello che va per la maggiore insieme ad altri tutorial che effettivamente poi nella libera professione non li prendi più in mano perché la linea vita, cioè, mi è capitata quella volta, poi ti dirò, non mi è capitata più. E così via, ci sono altre cose che invece tratto tutti i giorni e che non hanno così riscontro. Se passiamo invece dalla parte di là della linea, la tua professione principale come professionista in questo momento qual è? Allora, ti dico, attualmente sono tornato a fare la libera professione dopo che ho fatto il dipendente per diversi anni. Diciamo che nella libera professione mi occupo di edilizia ordinaria e tratto il miglioramento e l'adeguamento sismico degli edifici esistenti. Poi, come dipendente tecnico, invece ho maturato diversi anni di esperienza nel mondo delle infrastrutture. Pur essendo ingegnere edile, vuoi non vuoi, mi sono ritrovato nei cantieri stradali, aeroporti, gallerie. Però adesso ho deciso, insomma, sempre con la libera professione, di deviare l'attività verso più un'attività di consulenza e trattando quindi l'implementazione del BIM, andando a fare da supporto a tecnici, progettisti e imprese per gestire le commesse sia pubbliche che private, utilizzando il processo standardizzato Oh, BIM. ecco, e qua ci hai introdotto Sì. l'argomento, uno degli argomenti cuore di questa puntata del podcast di cui abbiamo parlato ieri quando ci siamo sentiti per concordarla, il Sì. BIM. Io sono, dico con molta trasparenza, abbastanza ignorante sul BIM. Sono convinto che in questo momento sto utilizzando già in qualche modo strumenti che sono BIM e prodotti del BIM, anche se non faccio Sì. progettazione perché io mi limito a dare un dato che poi servirà a chi progetta e quindi io faccio la parte di rilievo. Vorrei esplorare un po' con te, visto che se uno va su Lab Tech Design, oltre alle cose che hai citato, comunque. Una delle voci del menu in alto a sinistra, scusa, in alto è consulenza e formazione BIM e quindi vorrei approfondire un po' con te il mondo del BIM, perché il mondo del BIM secondo me ha delle cose che sono in parte dei miti che sono stati costruiti, in parte spaventa un po' alcuni, però in parte deve essere necessariamente affrontato perché ci sono delle leggi che poi dicono certe cose e magari tu ce le dici un po' meglio. Per cui proverei a fare una sorta di percorso con te nel mondo del BIM. Poi sentiamoci liberi di fare tutte le deviazioni che vogliamo in base a quello che ci diciamo. Partiamo da una sorta di definizione, se si può dare una definizione di BIM. Che cos'è il BIM? Allora, guarda, io se sei d'accordo la salterei proprio la Fai definizione quello che perché vuoi. ce ne sono così tante
che tra le case software che spingono sul mercato con i loro prodotti, il mondo accademico che complica le cose perché secondo me è molto distante dal cantiere. Quindi in rete ci sono così tante definizioni che uno dice che cos'è il BIM? Una confusione pazzesca. Allora, dal mio punto di vista, per renderla molto semplice, allora, iniziamo col dire che è un obbligo di legge, perché in Italia a partire dal 2025 tutti gli appalti pubblici dovranno utilizzare questo processo standard del BIM, questo processo informativo. E oltre che un obbligo di legge, non deve essere limitato solo all'utilizzo di un software, ma raccoglie tutta la filiera del mondo delle costruzioni attorno a questo modello centrale, che sì, viene fatto con un software, perché oggi tu sai che noi lavoriamo essenzialmente solo con i software. Ah sì, Senza il software, non si va non si avanti. va avanti. Quindi, attorno a questo modello centrale della costruzione, sono definite delle regole attraverso degli standard ISO che poi sono stati ripresi dalla normativa europea e poi da quella italiana, che permettono di far interagire tutte le figure del cosiddetto, diciamo, cantiere e diciamo con delle operazioni che poi, per farla semplice, riguardano lo scambio di file con una tipologia Open BIM. Quindi, diciamo, quello che comanda in questo processo è il formato IFC, ISFI, Ok, che credo ne hai sentito ne parlare. ho sentito parlare, sì, non l'ho Sì. approfondito, ma ne ho sentito parlare. Diciamo che sta sullo stesso piano del DXF che tuttora oggi si utilizza con il CAD Quindi è un normale. formato di interscambio. È un formato di interscambio aperto che viene attualmente implementato, perché non è finito il suo sviluppo. Man mano viene implementato per i vari settori. Adesso lo stanno sviluppando per la parte strutturale, perché quella più completa è l'architettonica, dove è stato abbastanza portato avanti. Però per tanti altri ambiti viene sviluppato tuttora da un'associazione, la Smart International, che porta avanti questo standard attraverso la sovvenzione sia di imprese private che poi accademiche o anche enti statali. Ok, quindi comunque nella tua presentazione al BIM c'è un legame con la costruzione. Tu hai fatto riferimento a normativa dal 2025, appalti pubblici, quindi appalti di lavori, e hai parlato anche di cantieri. Comunque il BIM in questo momento si lega a progetto e costruzione, è corretto? O ha un'accezione più ampia anche? Si lega a tutto il processo, dalla valutazione di fattibilità del progetto fino a poi diciamo, all'esecuzione e alla manutenzione. Ok. Quindi da quando nasce una struttura fino alla sua messa in funzione e poi a tutto quello che ne consegue. Quindi nel processo del BIM, al BIM, tra virgolette, probabilmente utilizzerò dei termini un po' brutali, fai finta di niente, non ci lavora soltanto progettista, ma ci accede anche il direttore lavori, ci accede il RUP, ci accede anche il Sì, manutentore, ci accedono tante committente, figure. sì, tutto, tutto, Ok. tutto. Teoricamente tutti gli addetti ai lavori, poi chi farà la manutenzione futura e andrà avanti negli anni a integrare sempre più settori. E nella pratica della creazione di un progetto BIM, di una creazione di un ambiente BIM, che cosa succede? Quali sono i passi che si seguono? Se tu dovessi sintetizzare
per step, per mattoncini, un processo di un appalto pubblico di edilizia residenziale. Adesso faccio un caso, il primo sì. caso che mi è venuto in mente, visto che ho parlato di edilizia, però potrebbe essere più complesso. Quindi c'è un'amministrazione che decide di dare in appalto un lotto per la costruzione di edilizia residenziale, c'è un progettista, c'è un direttore lavori con l'impresa che realizza l'opera, il coordinatore per la sicurezza, collaudatore e il manutentore. I vari tasselli che succedono durante tutta questa pratica, dall'inizio fino alla fine, nell'ambito BIM, si possono mettere in fila, li puoi sintetizzare in qualche modo? Anche da un punto di vista proprio dei software, come si usano, chi accede, come si fa, cloud, non cloud, quali sono le piattaforme? Sì, sì, sì. Allora, guarda, approfitto che ti segnalo, già ne avevamo parlato, della tabella che ho stilato. Ah, sì, fantastica. Si trova online, sì, sì. Allora, aspetta che lo dico per chi ascolta il podcast. Allora, poi la mettiamo comunque nelle note dell'episodio. labtechdesign.com, nella home page, nella parte sinistra della home page, ci sono una serie di... la faccia, anche la foto di Diego, così lo vedete, Diego Lallo Pizzi in primo piano, e poi ci sono adesso non so se si aggiorna, però cercarla sul motore di ricerca, insomma, tavola periodica del BIM Italia e... Ok, venite reindirizzati sì. a un link sempre di Lab Tech Design dove c'è la tavola periodica del BIM. Ci sono una sì. serie di opzioni per desktop version, ebook version, Android, è molto interessante. Che cos'è? Come ti è venuto in mente questa sì. cosa? Questa è sempre nata da una mia necessità, perché come ti dicevo, tra tutta questa confusione fare un po' di ordine diventa difficile, anche se tu lo fai costantemente BIM, perché ci sono tantissimi acronimi che si vanno a intrecciare con la normativa e con i pacchetti software che ci sono in giro, quindi ogni giorno esce una nuova definizione, nuovi riferimenti. Allora ho deciso di raccogliere in questa tabella gli acronimi principali, i vari livelli e dimensioni del BIM, le figure professionali, le norme, i tipi di visualizzatori, i tipi di formati standard del BIM e così via. E, ovviamente non è che l'idea è nata dal nulla, è nata da una tabella che aveva fatto qualche anno fa l'NBS americano, che se non sbaglio è l'ente che porta avanti lo standard BIM negli Stati Uniti. Okay. E hanno fatto questa tabella molto carina, che poi c'è anche il link nella mia che rimanda ovviamente a tutte le fonti che ho preso come riferimento. È molto bella graficamente, con queste caselline sempre tipo tavola periodica, con il numeretto, la definizione, che se uno ci clicca si apre il pop-up e si va a leggere dentro i riferimenti. Solo che quella della NBS è una tabella molto, secondo me, astratta, cioè ci sono molti concetti, tipo inizia con la BIM strategy, strategia BIM, e descrive che cos'è. Okay. E prende tutti i concetti astratti che alla fine sono informativi, però lasciano quello che penso il tempo che trovano per uno che sta in cantiere. Eh sì, perché poi alla fine si deve sì. parlare di praticità. Sì, sì, devi stare. Quando ti dicono che cos'è il capitolato informativo, non è che ti vai a vedere la definizione astratta, devi sapere che cos'è e che cosa devi fare di riferimento. Allora ho detto, riprendiamo l'idea della NBS, faccio una tabella più semplice, sempre a colori, con la stessa funzionalità, però dentro ci metto gli acronimi e le cose di riferimento che attualmente secondo me sono le più importanti per inquadrare questo processo standardizzato del BIM. E ho fatto questa tabella
che ovviamente aggiorno man mano che trovo giorno dopo giorno i vari termini. Io adesso ho aperto la versione desktop in HTML, quindi c'è proprio una tabella che non è un caso che tu l'abbia chiamata tabella periodica del BIM, perché riprende proprio la tabella periodica degli elementi che abbiamo fatto all'esame di chimica, e cliccando ci sono una suddivisione di colori, cliccando poi su ciascuno dei box che porta dietro una sigla, ti si apre una sorta di pop-up in basso dove ti viene spiegato di che cosa si tratta la cosa che hai cliccato. Poi c'è la possibilità di scaricare un ebook in PDF, molto interessante. Sì, se qualcuno la vuole stampare, poi man mano nell'ebook sto inserendo le caselline con le definizioni che si trovano qua nella versione web. Ok, è un work in progress, quindi. È un work in progress, sì. Tu vedi in alto c'è la data di aggiornamento e man mano che l'aggiornano compaiono altre caselle, alcune vengono eliminate, altre vengono accorpate. Tra l'altro, se fai credere, se ho fatto clic ad esempio in una casella blu dove c'è il riferimento ISO, norme ISO, ci sono dei link, poi ti rimandano questi link alla norma ISO, per cui c'è proprio la norma ISO, esce, volendo ci sono anche riferimenti esterni che ti permettono di approfondire il dettaglio. Poi sempre con i colori ho cercato di mettere in evidenza nelle varie definizioni le parole chiave colorate, in modo che uno subito rimanda con l'occhio all'altra casella. Ok, la leggenda che vedi sulla sinistra. La leggenda che vedi sulla sinistra, che è pure quella interattiva, perché se uno ci va sopra con il mouse evidenzia solo la categoria. C'è un filtro, ok, esatto. Beh, direi che si potrebbe provare a farla diventare un obbligo di legge anche questa tabella periodica del BIM, visto che mi sembra che lo scopo alla fine, parlando abbastanza in maniera molto pragmatica, perché poi è lì che si deve andare, lo scopo è quello di dare un qualcosa che sia utilizzabile, no? Sì, perché la difficoltà, la difficoltà di queste cose è poi passare dalla teoria o tutte le varie parole, le varie norme che si mettono una in fila all'altra, a poi alla pratica e a comunicare, le varie figure devono comunicare una con l'altra per arrivare al risultato finale, che è quello di fare l'opera fatta nel miglior modo possibile, dare tutte le informazioni per chi poi subentrerà, di poter controllare, poter fare manutenzione, poter fare ristrutturazione, insomma metterci mano in maniera consapevole. Non è banale questa cosa qua, essere semplici. Sì. Riprendiamo un attimo quello che ti ho chiesto poco fa. Un processo BIM, se volessimo provare a metterlo in fila, anche a livello di piattaforme, di software, quali potrebbero essere gli step, se ci sono degli step? Allora, degli step, non è che ci sono proprio dei veri e propri step, però immaginiamola così, studio medio piccolo, cioè parliamo di 5-6 liberi professionisti, okay, che a tuttora ad oggi uno studio di quelle dimensioni già, io ipotizzo che utilizzi un software di BIM Authoring, cioè un software, adesso senza fare pubblicità, però un tipo un Archicad, un Revit, un Allplan, okay, e così via. E quindi partiamo da questa base, cioè già hanno abbandonato il CAD e quindi utilizzano uno strumento più potente che gli permette di tirare una linea e fare le sezioni, impaginare, automaticamente avere una stima dei costi della costruzione, di calcolare i tempi. E tutti questi siamo, man mano che parlo, faccio riferimento ai vari livelli del BIM, okay, che sono, se andate in tabella, okay, nelle caselline in verde trovi le BIM dimension, okay, quindi siamo partiti da un 3D che è quello base, cioè utilizzi lo strumento di BIM Authoring, stai disegnando già in 3D, okay, poi farai un livello, passi a un livello 4D quando stai facendo il cronoprogramma, quindi aggiungi il della tempo costruzione, quindi sì, del tempo. 5D calcoli i costi, ok, e così via, vai avanti fino ad arrivare al 6D, che già parliamo della manutenzione, okay. Poi ce ne sono altri di livello 7D, 8D che sono successivi. E, ti dicevo, quindi la base è partire da un BIM Authoring. Poi si va man mano avanti per quanto riguarda la progettazione. Ora, la progettazione, come tu sai, partecipano
tantissime figure. Esatto. Se tu facevi prima riferimento a una piccola al progetto di una piccola palazzina residenziale. Sì. E quindi abbiamo i progettisti, abbiamo gli impiantisti, abbiamo la nostra impresa appaltatrice che andrà a fare i lavori, il direttore dei lavori, mettiamo in questo caso l'amministrazione pubblica che fa la committenza e così via. Tutto questo procedimento, una volta che viene fatto attraverso lo standard BIM, prevede che attraverso una piattaforma di interscambio, che è un ambiente di condivisione dati, venga ospitata in un database tutto il progetto, però non solo gli elaborati grafici, ma tutti i documenti di riferimento, quindi parliamo di cronoprogramma, computo metrico, documenti della sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dall'A alla Z, quello che riguarda tutto il procedimento. Questa piattaforma deve rispettare degli standard normati ISO, deve contenere tutti i file in formato IFC. Okay. Il formato che ne parlavamo all'inizio, e quindi operare attraverso un procedimento aperto di OpenBIM, perché non tutti utilizzano lo stesso software. Quindi una delle grandi difficoltà che ci sono attualmente è proprio quella di far interagire le diverse figure che partecipano al procedimento tra di loro. Mm-hmm. Senza vincolarli a usare un software specifico. Senza vincolarli a usare un software specifico. E ad oggi quello che vedo io è una delle, oltre all'amministrazione pubblica che non è pronta ad affrontare questo processo, vedo proprio un'altra grande difficoltà, è proprio l'interoperabilità. Okay. Tra le varie figure, anche se esiste lo standard IFC che non è completo, che è ancora in fase di sviluppo, c'è proprio questa difficoltà, perché chi ha un software X deve riuscire a mandare un file nel formato IFC all'altro progettista che ha il software Y e mettere insieme questi pezzetti di modello fra di loro. Non è banale la cosa. Mm. Ok. Con le versioni CAD, tornando un attimo un passo indietro al disegno 2D, sì. Questa cosa si è superata nel tempo, perché poi il formato DXF è un formato di interscambio, più o meno veniva letto da, sì, tutti i CAD. In questo momento nel BIM... Guarda, per chi utilizza ancora il CAD, per fare un esempio proprio terra a terra e capirci al volo, sono i famosi XREF dell'AutoCAD. Ok, i riferimenti esterni. Ok. Riferimenti esterni che tu montavi uno sull'altro, e quindi magari pure se te lo mandava un altro progettista, il progettista delle barriere ti mandava l'XRF da montare sopra il progettista della strada, e il topografo ti mandava il rilievo, tu montavi tutto con l'XRF nello stesso modello e avevi un quadro di unione completo. Nel BIM diciamo che la cosa è analoga, però viene fatta attraverso lo standard IFC. Ti arriva il file IFC e tu, attraverso dei BIM reviewing, okay, riesci a montare in un unico modello, e questo modello viene definito modello federato proprio perché ha più parti al suo interno. Abbiamo la parte architettonica, la parte strutturale, la parte impiantistica e così via, la parte energetica, okay, quindi parliamo di modello BEM. Quindi ti interrompo un attimo, Diego. Un'amministrazione che è il committente di un appalto pubblico, per accedere alle informazioni del progetto di questa area condivisa, non ha necessità di avere un software che gli permetta di progettare in BIM come quelli che hai citato tu, ArchiCAD, Revit, però potrebbe avere ad esempio un visualizzatore che gli permette di accedere a questi IFC e vedere e interrogarli? Sì, un visualizzatore, un FC Viewer, okay, che ce ne sono tantissimi, adesso stanno nascendo come in rete, se ne trovano tanti, la maggior parte sono gratuiti perché sono affiancati dalle case software che producono poi il BIM motoring e così via. Okay. E attraverso un visualizzatore sì, la pubblica amministrazione riesce a visualizzare il progetto
e a interagirci. Cioè, puoi fare lo stesso tempo delle interrogazioni sul modello, che è formato ovviamente da oggetti parametrici che al loro interno hanno vari livelli di informazioni, dove il modello può essere interrogato, sia misurato, stimato e così via. Si possono aggiungere anche, adesso vado un po' a braccio, magari dirò delle cose un po' stupide. Si possono aggiungere anche file multimediali. Mi viene in mente una direzione lavori che fa un avanzamento lavori e può mettere una serie di documenti, immagini a seguito dei vari step. Sì, fa foto del sopralluogo del giorno X, sì, viene integrato direttamente il diario di cantiere, il giornale dei lavori, tutto su questa unica piattaforma, che adesso attualmente non è una piattaforma sì, standardizzata, ma ce ne sono diverse sul mercato. Ogni casa software sta creando la sua piattaforma, la sta ottimizzando e implementando proprio in questi ultimi mesi. Però si prevede che non so, c'è la comunità europea che ha finanziato un progetto che ha come capofila l'Università Politecnica di Milano e stanno sviluppando una piattaforma unica per il mondo delle costruzioni. DigiPlace si chiama il progetto. DigiPlace, DigiPlace, c'è anche il riferimento nella tabella periodica del BIM. E da quello che ho capito, forse mi sbaglio, dovrebbe essere una cosa che poi sarà data in dotazione alle varie amministrazioni, per evitare proprio di avere questa frammentazione che ogni sua amministrazione si fa il suo ambiente di condivisione dati, oppure si lega direttamente all'impresa appaltatrice che viene obbligata a fornire, per ogni opera pubblica poi la piattaforma alla pubblica amministrazione. Quindi potremmo dire che alcune parole chiave, due tra le delle parole chiave che stanno dietro al BIM è interazione e condivisione, perché poi alla fine si tratta di integrare le attività di vari professionisti, di vari soggetti e poi condividerle con tutti quelli che lavorano a quel progetto e tutti quelli che devono seguire e gestire anche per una parte di amministrazione economico-finanziaria di quell'opera. Sì, assolutamente sì. È un processo che ottimizza i tempi, riduce gli errori, perché una volta che viene fatta la sovrapposizione dei vari pezzi nel modello federato, ci sono i software che già fanno in automatico una clash detection, cioè trovano in automatico gli errori sia geometrici che poi errori che riprendono riferimento a de de delle regole che vengono inserite o dal progettista o dall'amministrazione appaltatrice e vanno a interrogare il modello. Sono state sviluppate sia dal punto di vista della normativa, sia dal punto di vista delle regole urbanistiche e così via, regolamenti comunali, insomma, si può implementare vari controlli. Beh, mi sembra che fino a quello che ci hai detto è tutto molto bello, nel senso che è molto utile, è molto efficiente, vengono migliorati i processi, vengono migliorati i controlli. Il fine Sì. ultimo è quello poi di arrivare al miglior processo per la realizzazione di un'opera, evitando sprechi, migliorando il controllo e la gestione da parte dell'amministrazione. Mi sembra veramente che il progetto, l'idea sia vincente. Quali sono i problemi però effettivi? Cioè, praticamente adesso che cosa sta succedendo in Italia? Siamo già operativi, siamo già a regime, siamo un po' indietro, anche facendo un confronto con il resto d'Europa o del mondo, visto che hai citato riferimenti americani. Qual è la situazione che magari hai potuto constatare facendo consulenza? Allora, dal mio punto di vista siamo indietro per quanto riguarda l'implementazione del processo. Piccoli studi, quasi nessuno ad oggi è operativo per partire con un procedimento completo, come ho descritto, ma si limitano a utilizzare solo il BIM Authoring, il software. Che ti dicevo prima, per
Quando riguarda il problema fondamentale è che fino a quando è vero che entrerà l'obbligo per tutte le opere pubbliche, ma si lascia scoperto tutta la parte privata, okay, che quindi non viene interessata da questa standardizzazione. E poi attualmente anche le opere che sono rientrate nell'obbligo dal 2019 sopra, mi sembra, 100 milioni di euro, ce ne sono poche, quindi sono opere dove a fare la progettazione, a fare la realizzazione ci sono grandi imprese che già sono strutturate da anni e operano, magari operano anche all'estero, quindi già sono più che pronte ad affrontare il processo. Okay. Ora la difficoltà è fare adeguare anche le piccole e medie imprese italiane. Ok, quindi coloro che dovranno recepire questo modus operandi non sono soltanto i progettisti, ma sono anche le imprese. Sono anche le imprese, sì. Guarda, ti dico, un anno fa, proprio questo periodo, mi ricordo che ho partecipato a dei colloqui diciamo informativi con le imprese qua della città di Pescara, dell'Interland, che si stavano iniziando a preoccupare per portare all'interno della loro azienda queste persone che portavano diciamo l'implementazione del procedimento BIM. E dalle domande che mi venivano fatte, da quello che ho sentito, ho visto una grande, come posso dire, non lo so, un po' di prateria deserta. Sì. Ma c'è preoccupazione, cioè quantomeno c'è una voglia, una volontà di attivarsi, oppure c'è l'idea che, ma sì, tanto arriviamo fino allo scadere 2025, poi magari in Italia i tempi si allungano un po', arriviamo al 2030, facciamocela andare bene così. E l'impressione è quella. Okay. Quando arriva l'obbligo ci attiviamo, anche se ci abbiamo le orecchie aperte per dare sempre vedere che succede. Ma quindi teoricamente, adesso mi viene in mente, guardando la tavola periodica del BIM che ho qua davanti, cioè, e tutto questo processo magari è sicuramente l'effetto buono collaterale di minore impatto, però con un BIM e con questa accessibilità di dati da parte dell'amministrazione di tutti questi enti che concorrono al progetto, elimineremo tutti i vari elaborati grafici, quei blocchi enormi di documenti che vengono portati nelle conferenze di servizi, piante, prospetti, sezioni e integrazioni. Cioè, c'è anche questo aspetto da tenere in conto, cioè un sistema del genere permette di interrogare secondo le proprie esigenze del singolo che ha bisogno di sapere quell'informazione senza andarla a ricercare tra 2000 pagine. Sì, diciamo che la funzione è anche quella, okay, ma è una cosa che già oggi può essere fatta. Il problema è che, come ti dicevo, ogni amministrazione si è dotata del proprio sistema di recepimento degli elaborati. Ci sta l'amministrazione che li accetta via PEC, oppure che si è fatta proprio la piattaforma per la spedizione online di tutti gli elaborati, ma al tempo stesso ti chiedono poi la copia di cortesia cartacea, quindi non è che il BIM è arrivato per risolvere tutti i problemi. C'erano e ci continueranno a essere, secondo me, perché è vero che si va già adesso col tablet in cantiere, con la realtà aumentata riesci a fare tantissime cose e evitare di portarti dietro il cartaceo, però sono delle abitudini che secondo me rimarranno ancora molti anni. Dimmi un attimo, spiegami un attimo questa cosa del tablet in cantiere che mi interessa. Cosa si può fare adesso con queste tecnologie durante un cantiere o anche a opera finita? Per esempio, se io ho un'edilizia residenziale e ho già dato l'intonaco, posso andare col tablet facendo tipo una ricerca, vedere dove sono gli impianti che passano nelle murature, sotto il pavimento? Sì, come no. E, dicevo, attraverso questi visualizzatori, una volta che uno ha fatto il modello dell'edificio nel formato IFC, che ha inserito dentro tutte le informazioni necessarie, si può localizzare direttamente sul posto
che cosa c'è dietro quell'intonaco che dicevi tu, dove passano le tubature per evitare magari di andare a forare gli impianti e così via, oppure di vedere il pezzo che guasto, che cos'è, come, che codice ha e chi lo deve riordinare e così via. Attraverso questa implementazione si riescono a fare tantissime cose che già oggi si fanno, però il BIM la porterà a un livello molto, molto avanzato. Nella Perché, vai, dimmi. no, tornando al fatto dell'intonaco, no, dicevo, oggi che si fa quando si fanno gli impianti nei cantieri, fai le foto di dove passano le tubature. E Esatto. poi le consegni in questo pacchetto di foto. Adesso, vabbè, sulla pennetta USB oppure via email a chi acquista Certo. all'amministrazione oppure chi va a acquistare le unità immobiliari, in modo che un domani sa dove sono gli impianti. Tutto questo, ovviamente, con il BIM non sarà necessario perché al committente viene proprio consegnato il modello virtuale dell'edificio. Ok, quindi c'è Come anche. as-built digitale, Esatto. dove saranno integrate tutte queste informazioni. Esatto. Qualche minuto fa, nel senso quando poi parlavi di BIM, hai parlato di 3D. Ora ti faccio una domanda che riporta un attimo agli argomenti un po' del podcast di 3D Metrica, che sai che trattano un po' principalmente la topografia, la misura. Io lavoro molto con la fotogrammetria, quindi produco un dato che è tridimensionale, una nuvola di punti 3D, così come una nuvola di punti laser scanner. Che interazione c'è tra questi prodotti? Nel senso che un prodotto della fotogrammetria, un prodotto di laser scanner, si integra all'interno del processo BIM? Si integra bene, si integra male? Ci sono delle difficoltà? Si parlano queste cose? Allora, vediamo, parlato di laser scanner, quindi nuvola di punti. Ti Ok. dico, proprio un'esperienza che ho avuto qualche mese fa, un rilievo fatto con il laser scanner, mi consegnano questa nuvola di punti, un rilievo di un edificio storico esistente, e su quello dovevo andare a ricalcare, a elaborare la mia struttura in BIM. Tu dici si integrano bene, si fa un'integrazione che è fatta ad hoc perché i software lo permettono. Il problema è che abbiamo bisogno di macchine molto, molto performanti e poi ci vuole, ad oggi secondo me ci vuole molto tempo perché esistono, è vero, anche dei software automatici che ricalcano la nuvola e quindi ti portano fuori un dato grezzo tridimensionale. Però ovviamente poi ci vuole sempre la mano del progettista, del disegnatore che va a ottimizzare il processo. Certo. Però sono aspetti che cioè non sono estranei, in qualche modo si possono, cioè un rilievo laser scanner si può inserire all'interno di un progetto BIM e poi si Ma può. certo, no, Ok. no, no, si deve inserire, Ok. cioè fa parte del processo, non è una cosa a sé che non riguarda il procedimento BIM, è un processo del mondo delle costruzioni e quindi viene integrato al suo interno. La difficoltà può stare proprio nel fatto dell'interoperabilità della nuvola di punti con il software di BIM Authoring, quello che stai utilizzando. Ok. Cioè, la difficoltà proprio sta in quella di far collaborare il topografo con magari l'architetto o l'ingegnere allo stesso tempo. Poi ovviamente la topografia, insomma, è essenziale per tutta la progettazione. Chiaro. Sì, anche se sto vedendo che da poco nel mondo delle infrastrutture stanno integrando anche in Italia i vari software, il BIM, però c'è una netta separazione tra il mondo topografico e poi quello che viene dopo, e anche per quanto riguarda il GIS, io Sì. adesso ti parlo pure, non è che sono molto, parlo anche da ignorante sulla No, materia, però è e interessante anche avere sì, un quadro sul GIS. stanno studiando un sistema proprio per fare interagire il modello GIS col modello BIM perché parlano due linguaggi diversi, quindi c'è proprio questa difficoltà a fare interagire i dati tra di loro.
Che in effetti però è importante questa... Cioè... Sì, sì, deve essere un processo secondo me che integreranno sicuramente nel procedimento OpenBIM. OpenBIM stanno lavorando per questo. La mia sensazione è che... allora, le tecnologie incominciano a esserci, sia da un punto di vista, adesso parlando del rilievo, ma anche per tutto quello che c'è dietro, le tecnologie software, le tecnologie che permettono di prendere un dato, portarlo dentro un processo, elaborarlo, e stanno andando avanti anche molto molto velocemente. Secondo me la tecnologia in questo momento storico è estremamente veloce. Sì. La mia perplessità è... ma coloro che lavorano in questo campo, e non soltanto nel campo del BIM ma anche quello dei rilievi, lo vedo proprio nello specifico sul rilievo, dove le nuvole di punti sono prodotte da fondamentalmente una nicchia abbastanza ristretta di tutti quelli che poi sono i topografi, e tutte le persone che lavorano in questo campo riescono a stare al passo della tecnologia, oppure quando accedono a una pratica, quando decidono di abbracciare una tecnologia, ce ne sono già due che sono superiori e quindi devono fare sempre una rincorsa? Questa è un po' la mia riflessione che mi viene, nel senso, siamo pronti, o meglio l'Italia, magari anche non solo l'Italia, anche il resto d'Europa, il mondo, riesce a stare dietro a tutto quello che succede da un punto di vista tecnologico? E qua ti faccio ancora un'altra domanda, per darti poi la possibilità di estenderla. Visto che tu sei un consulente e hai parlato poi degli studi e delle imprese, quali sono i tuoi clienti principali? Cioè, se dovessi fare un identificativo del cliente a cui fai una consulenza BIM, qual è? Allora, il cliente principale è quello che attualmente sta utilizzando ancora il CAD. Ok. Perché... pensa che sta lavorando in un modo più veloce. Ok, vedi qua che riprendi poi alla fine quello che ho detto, è una tecnologia di un po' di anni fa quando ce ne sono altre. Sì. Vai. Quindi diciamo questo è il cliente principale che però inizia a sentir parlare di altri software più performanti e quindi si interroga quanto tempo ci vuole per fare il passaggio dal CAD al BIM, e come fare la formazione al proprio personale, perché poi quella è anche una spesa importante. Certo. È vero che uno per utilizzare un software, se ci si mette una settimana o due, va anche da autodidatta, insomma, con tutto quello che si trova su internet, YouTube e così via, mm-hmm. si impara subito. Il problema viene dopo, che poi c'hai difficoltà a fare l'interoperabilità tra le varie figure che è in ufficio, tra l'architetto, l'ingegnere, l'impiantista e così via. Perché i software è vero che si parlano, però non sempre portano tutti i dati che tu hai da un software all'altro, perché il formato IFC qualcosa lo perde e qualcosa non viene riportato. Questa è la tipologia principale di cliente. Ok, e riusciamo a stare al passo con le tecnologie? Riusciamo a stare al passo con la tecnologia? Questa è una bella domanda, perché la formazione, come ben sai, deve essere continua. Però ci vuole, assolutamente. Ci vuole tempo e anche devi investire, è un investimento economico, che però poi ha i suoi ritorni, perché una volta che tu hai la tua impresa o il tuo studio di progettazione pronto ad affrontare delle commesse che richiedono lo standard normativo, sicuramente più opportunità di portarti a casa il lavoro. Infatti spesso, tornando al fatto della clientela, sono persone che si trovano ad affrontare i primi bandi pubblici che richiedono quello standard BIM e quindi ti chiamano per sapere se sei disponibile quantomeno ad essere richiamato sulla carta a dire all'amministrazione: guardate, c'è questo progettista X che ha lavorato, ha esperienza col BIM, e quindi se mi viene affidato l'appalto lo porto dentro per... Questo è un argomento molto interessante, perché parlando di normative appalti pubblici, poi alla fine quando si fa un appalto pubblico ci sono dei requisiti di partecipazione, requisiti tecnici, e quindi poi questo sarà inevitabile che siano dentro i vari appalti, e non mi stupirei se poi questi requisiti possano essere dentro anche a prestazione di servizi, quindi quando un'amministrazione deve affidare una progettazione, uno dei requisiti potrebbe essere una produzione di documenti o di un progetto BIM che sia già pronto per
la successiva appalto. Non è banale questa cosa da un punto di vista. Ma infatti mi piace molto il discorso che sta portando avanti il demanio, che sta portando avanti una ristrutturazione completa delle opere che ha sul territorio italiano, specificando che per partecipare alle gare devi andare avanti con la standardizzazione BIM. Per facilitare le cose, ovviamente, a chi partecipa alla messa in sicurezza sismica di queste caserme, edifici e così via, hanno dato loro direttamente già un formato di file standardizzato per, come esempio. Dice: parti da questo modello e rifammelo perché voglio l'as-built delle mie proprietà fatte così, secondo questo standard. Ok. Ovviamente non è che siamo proprio nel BIM puro, però è qualcosa che già l'amministrazione ti dice: guarda, opera così perché io attraverso questo formato riesco in un futuro a fare la manutenzione ai miei immobili e quindi sto più tranquillo. Diciamo, quindi okay. mi piace come stanno. Ovviamente a partire fra qualche anno saranno tutti le opere integrate in questo processo. Tu ti occupi anche di formazione oltre che di consulenza, Diego? Ma diciamo che la consulenza alla fine è formazione, perché indubbiamente quando una volta che vai nell'ufficio e affianchi gli altri progettisti, i colleghi, per portare avanti una commessa, stai facendo non solo la consulenza ma anche la formazione. Allo stesso tempo la fai tu la formazione, perché poi, come ben sai, ogni progetto è un prototipo a sé stante, quindi si riparte da zero, non è che fai tutti i giorni la stessa cosa. Quindi sì, faccio anche formazione, poi ovviamente qualche volta capita pure di tenere qualche corso. Esatto, poi te l'ho chiesto, sì, anche perché nell'ambito della formazione continua, tu sai, beh, come ingegnere libero professionista vale anche per me, come altre professioni abbiamo l'obbligo della formazione continua, per cui comunque sì, l'occhio e l'orecchio teso per i vari corsi formativi che abbiano un senso, che abbiano un valore, c'è sempre, anche perché poi è un obbligo di legge, e mi capita poi di vederne sempre di più di corsi che hanno quantomeno nel titolo la parola BIM, e te l'ho chiesto anche per questo, perché comunque mi sembra che l'offerta formativa in questo momento, da un punto di vista professionale, stia recependo quantomeno quella che è questa tendenza e questa necessità e questo obbligo di legge. Quindi questa è la domanda che ti ho fatto, riguarda proprio questa parte che nell'ambito formativo sta venendo fuori, comunque è presente. Io direi che insomma le cose ne abbiamo dette. È chiaro che dentro un podcast non si può entrare troppo nel dettaglio del BIM, dei processi, dei software, perché alla fine stiamo utilizzando soltanto lo strumento voce e siamo un po' limitati in questo, però spero che, credo che insomma un po' di spunti ne hai dati parecchi. Le varie note, i vari link che hai citato li riporto tutti nelle note dell'episodio. Ti chiederei soltanto di chiudere con due cose: uno, i tuoi contatti, il tuo riferimento, e l'altra, un tuo pensiero, una tua riflessione, un tuo auspicio per quello che riguarda il BIM nel prossimo futuro. Allora, puoi anche invertire le domande, fai quello che vuoi. Sì, no, vabbè, l'auspicio, inverto la domanda, okay, la risposta. L'auspicio è quello di vedere sul panorama italiano sempre più imprese e progettisti pronti a questa sfida, chiamiamola così, quindi di fare formazione, di portare all'interno del proprio organico persone che si formano per fare una progettazione più consapevole, evitare gli errori, non dare la possibilità negli appalti di far fare continue varianti alle imprese, perché poi le varianti delle imprese sono fatte tutte sugli errori di noi progettisti. È vero. Aumentano i costi, si prolungano i tempi dell'opera, qualche opera non viene mai consegnata e così via. Quindi il mio auspicio è di portare al più presto sempre più persone verso questo processo standardizzato, e anche perché in Italia abbiamo tantissimi progettisti capaci, in gamba, quindi la difficoltà sta solo
nell'applicarsi quel minimo che richiede l'obbligo normativo. Ok, quindi uno sforzo minimo. Sì. Dai, facciamo uno sforzo minimo. Uno sforzo minimo, sì. Okay. Ok, dai, speriamo che questo, l'auspicio di fare tutti quanti uno sforzo minimo, perché in effetti se tutti quanti facessimo uno sforzo minimo il risultato sarebbe gigante, perché se tutti quanti veramente facessimo un passo verso una direzione, il risultato è significativo, no? Come quando vuoi raggiungere un obiettivo, metti un passo dietro l'altro, un passo di per sé non vuol dire niente, ma tanti passi uno in fila all'altro ti portano davvero lontano. Quindi sì, lo sforzo minimo fatto da tanti può dare un contributo molto 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 grande. Ovviamente è uno sforzo grandissimo, lo deve fare pure il personale della pubblica amministrazione che sta all'interno degli uffici tecnici. Assolutamente. Perché anche loro allo stesso tempo devono prepararsi a questo salto. Assolutamente, questo è un argomento che abbiamo già affrontato in altre puntate di questo podcast, che riguarda ad esempio il tipo di dato, la gestione del dato territoriale, i dati appunto integrati nel GIS come dicevi tu prima, le richieste di rilievi effettuate in un certo modo, l'amministrazione che è il committente forse numero uno, no, però è sicuramente un committente con un peso enorme, deve recepire da parte sua questi cambiamenti, perché altrimenti lo sforzo viene fatto a metà. Dove ti troviamo, Diego, online? L'ho già detto all'inizio, ma dillo allora, tu ancora. Online, il riferimento unico è il sito, il blog labtechdesign.com. Là trovate tutti i riferimenti, email, telefono, eccetera, eccetera. Le varie risorse, tutorial e tutto quello che ho appuntato nel mio taccuino digitale nel corso degli anni. Allora, Diego Lallopizzi, il tuo profilo LinkedIn, c'è anche il riferimento al profilo LinkedIn. E poi da qualche settimana il canale Telegram. Ah, bravo che l'hai detto, giusto, me l'ero segnato. Canale Telegram, quindi anche tu hai un canale Telegram che si chiama? Si chiama sempre LabTech Design. Ok, mettiamo nelle note dell'episodio, iscrivetevi al canale Telegram LabTech Design, dove che cosa condividi qui? Diciamo che vengono riportati tutti gli aggiornamenti del blog e poi siccome gli articoli vengono continuamente aggiornati, anche se sono stati pubblicati anni o mesi fa, ogni volta che viene aggiornato l'articolo viene riportato che cosa è stato aggiornato all'interno del tutorial e con tutti i riferimenti. Ok. Poi un'ultima cosa, scusa, certo, dicevo, vai. Per quanto riguarda la tavola periodica del BIM, sì, se qualcuno degli ascoltatori vuole mandare consigli, critiche o vuole collaborare, le porte sono aperte. Ok. Hai fatto bene a dirlo, quindi è un work in progress, però che in questo momento stai portando avanti tu, però sei aperto a qualunque tipo di aiuto, sì, supporto. Sì, sì. Okay. Ben vengano. Ok, Diego, io ti ringrazio del tuo tempo, della tua disponibilità, della tua condivisione e spero di risentirti presto, di avere un altro tuo contributo, magari qua tra un pochino, in cui ci racconterai che le cose sul BIM sono cambiate, stiamo andando tutti come dei treni verso un futuro di condivisione e quindi spero che il tuo auspicio sia realizzato. Nel frattempo ti ringrazio tantissimo. Ringrazio a te per l'invito. Alla prossima. Al termine della nostra chiacchierata, quando la chiamata Skype era ancora attiva, dopo i saluti che hai sentito pochi secondi fa, ci siamo confrontati ancora un po' con Diego, mi ha detto non sono entrato nello specifico di questo argomento, forse avrei dovuto trattare queste sigle particolari, questo processo nel dettaglio. La mia percezione è quella che nel BIM ci sia davvero tanto e sia proprio un mondo, quindi il Building Information Modeling sia un mondo e anche un modo di pensare che deve essere esplorato ed abbracciato. E quindi mi unisco un po' all'auspicio di Diego, che è quello di abbracciare le tecnologie e abbracciare le strade che ci portano a sperimentare nuove tecnologie e produrre dei risultati che sono diversi da quelli che si producevano fino a pochi anni fa, ma che in realtà danno un sacco di informazioni in più e permettono a tante persone, a tanti professionisti, a tante figure che ruotano attorno a un progetto, a un'idea, a un'opera finita, di avere informazioni e di reperire le informazioni secondo le proprie necessità, la propria sensibilità e in maniera efficace, in maniera immediata, in maniera semplice. Quindi io spero che questa chiacchierata ti possa aver dato delle informazioni utili, ti possa aver fatto scattare un po' la voglia di approfondire l'argomento BIM se sei un progettista che lavora in questi ambiti di cui abbiamo parlato,
forse sono ambiti che sono un po' diversi dai soliti temi che trattiamo qua nel podcast di 3D Metrica, ma che comunque si integrano e ne fanno parte di un processo che va guardato su una scala globale. Per cui il riferimento online di Diego è labtechdesign.com, per qualsiasi informazione o dubbio puoi riferirti a lui per quello che riguarda il B. Ti direi di farmi sapere qualcosa in merito alla puntata, non ti dico di darmi i tuoi, di farmi le tue domande su BIM direttamente a me, perché io non saprei risponderti un granché, quindi io ti dico soltanto che se vuoi metterti in comunicazione con me per qualsiasi critica, qualsiasi suggerimento, qualsiasi osservazione che riguarda 3D Metrica, il mio progetto, il podcast, il blog, i video, il canale Telegram, insomma l'attività che porta avanti di condivisione di contenuti, lo puoi fare mandandomi un messaggio, una nota audio su Telegram. Mi trovi a telegram.me/paolocorradeghini. Se utilizzi Telegram ti puoi iscrivere al canale Telegram di 3D Metrica, telegram.me/3dmetrica, oppure al riferimento web, il mio quartier generale online, www.3dmetrica.it. Trovi tutte le informazioni che riguardano me, riguardano 3D Metrica, i miei profili social network, quelli di 3D Metrica, articoli del blog, link ai video su YouTube, e puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica, puoi essere un produttore di questo progetto, puoi essere parte di questo viaggio, puoi darmi il tuo contributo, il tuo supporto, il tuo sostegno effettivo e contribuire quindi a portare avanti insieme a me questo progetto di 3D Metrica che riguarda la condivisione di contenuti e la condivisione di informazioni che riguardano il mondo della misura, dei software, dell'ingegneria, della topografia, insomma di quello che ci viene in mente. È un progetto libero, abbastanza focalizzato sul rilievo, però ogni tanto vedi che facciamo delle deviazioni, ma credo che siano interessanti e possano aggiungere valore e possano essere trasversali per aiutarci a capire e a approcciare le cose anche con un punto di vista un po' più aperto e non solo guardando il nostro lavoro e soltanto quello. E io come ogni puntata voglio ringraziare i produttori, finanziatori di 3D Metrica, che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico De Betto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavagnero, Andrea Moscatelli, Michele Gir, Alessandro Vernassa, Giampaolo Buonini, Martina Francescangeli, Mario Munda, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti e Ottavio Gioglio. Grazie ragazzi, con il vostro supporto e il vostro finanziamento mi date una grande energia e un forte contributo a portare avanti questo progetto. Se vuoi anche tu aderire al finanziamento di 3D Metrica, anche soltanto con un caffè al mese, puoi andare su 3dmetrica.it nella voce finanziami, oppure patreon.com/3dmetrica. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qui ad ascoltare questa puntata, ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.